Sono stati 48 i comandi di polizia locale che hanno preso parte ad Agropoli alla 10ª edizione della festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani in Italia. Erano provenienti dalla provincia di Salerno e quest'anno per la prima volta anche da fuori regione, in particolare dalla Calabria. I vigili urbani oramai anche nella nostra realtà sono insieme ai sindaci, sempre più il punto di riferimento per i cittadini che necessitano e pretendono sempre più risposte complesse e immediate. Siamo figure di prossimità, i cui compiti richiedono sempre nuove competenze e maggiore professionalità. La nostra è un'attività silenziosa ed efficace, che pur non rientrando tra gli stati dei racconti giornalistici e dei social, è rivelatrice della costante presenza delle istituzioni e dell'uniforme che quotidianamente indossiamo sul territorio e tra la gente. La nostra presenza qui oggi, così numerosa e qualificata, è la chiara testimonianza di ciò che realmente è rappresenta la Polizia Municipale nei nostri territori ed è la evidente dimostrazione del grande senso di appartenenza che accomuna e permea tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale e locale. Ho imparato, ha affermato il sindaco Coppola, da quando faccio l'amministratore, l'importanza del ruolo della polizia municipale, che è strategico. Con la prefettura di Salerno, ha annunciato Coppola, si sta lavorando per costruire una rete tra i vari comandi di polizia municipale al fine di una maggiore sicurezza sul territorio. Sono tempi in cui è più facile denigrare le amministrazioni pubbliche. Sono tempi in cui è più facile parlare male. Invece noi dobbiamo recuperare, io credo, il senso delle istituzioni e un corpo come quello dei vigili urbani, che spesso viene dileggiato, io credo invece deve essere messo al centro dei nostri pensieri e ringraziarli come voglio fare io stasera, ringraziarli sinceramente. Non è un ruolo facile, stare in mezzo alla strada può succedere di tutto, quindi le difficoltà sono enormi. E non è solo questo il ruolo del vigile urbano, perché il vigile urbano è anche un ruolo che raccoglie delle istanze, che parla con il cittadino, insieme a noi amministratori, che risolve problemi. Insomma, è un po' come dire un angelo custode della città. Quindi il ruolo così difficile, così complicato e poi spesso anche dileggiato, non credo che questo corpo meriti tutto. Quindi veramente con sincerità, con grande affetto voglio farvi i miei ringraziamenti personali della città di Agropoli, ma penso da tutti i cittadini. Dobbiamo ringraziarvi per il vostro impegno e vorrei che ci dedicassimo tutti un applauso perché veramente lo merita. È seguita poi la premiazione dei comandi che si sono distinti per azioni svolte nel corso del 2018. In particolare si tratta dei vigili urbani di Salerno, Battipaglia, Angri, Sant'Arsenio, Capaccio Pestum. Al termine dell'incontro, che si è svolto presso l'aula consiliare, è seguita la parata dei veicoli di diversi comandi per le vie cittadine, con culmine presso il porto turistico agropolese.